Brigida, ne ha facoltà. Prego, lei la parola. La grazie Presidente. Intervengo per sottolineare una questione che in queste ore, come tante altre, è divenuta sempre più impellente, che riguarda il mondo dello sport. Noi crediamo che sia necessario dare un punto di riferimento a un mondo che rappresenta l'attività di milioni di italiani, sia come attività attiva, sia come attività imprenditoriale. Io credo, lo dico alla sottosegretaria Malpezzi, che è particolarmente importante riuscire a capire che punto di riferimento riuscire a dare a questo mondo che oggi manifesterà in una manifestazione che è intitolata Sport è salute. Io credo che sia un'affermazione ovvia, banale. E allora in un momento come questo di emergenza sanitaria è utile che ci siano centinaia e centinaia di impianti sportivi, palestre chiuse? È utile? È necessario? È indispensabile? Oppure con attenti protocolli probabilmente si possono riaprire in sicurezza senza lavarsi le mani di tutti quelli che in questo comparto lavorano, di tutti quelli che si mantengono in salute facendo attività sportiva? E allora se noi abbiamo avuto l'insulto all'Italia di un ministro come Spadafora, che è riuscito, andando via dal ministero, a dire che lui era diventato ministro dello sport senza saperne nulla di quella materia, beh, oggi stiamo toccando il fondo, perché nemmeno si riesce a conferire la delega allo sport a qualcuno all'interno del governo che si occupi di questa attività specifica. Sono centinaia di migliaia coloro che lavorano grazie allo sport, sono milioni quelli che intendono mantenersi in salute facendo questa attività e formarsi, perché mens sana in corpore sano è una affermazione che qualche migliaio di anni fa i latini sostenevano, i romani sostenevano, per definire quella che è un'attività dell'uomo che permette di mantenersi in salute, attivi, riflettere, pensare, riuscire ad essere lucidi. In un momento nel quale, lo ha sottolineato il Presidente Draghi più volte, accanto alla pandemia che colpisce dal punto di vista sanitario in maniera specifica, c'è tutto un contorno di depressioni, è aumentato l'uso di ansiolitici, è una criticità che va sottolineata. E allora io credo che immaginare la possibilità di riaprire le attività all'interno dei centri sportivi in sicurezza, con protocolli precisi che garantiscono chi è al loro interno, sia una priorità in questa nazione che deve essere sottolineata anche con l'immediato conferimento delle deleghe. Allora, sull'ordine dei lavori, io chiedo oggi che chi si occupa in questo momento di sport a nome del governo, a cominciare ovviamente dal Presidente del Consiglio che ha attualmente la delega in suo possesso, deleghi o venga direttamente ad informare la nazione in questo Parlamento su qual è lo stato di questo comparto, quali ristori immediati possono essere assegnati a quelle imprese che stanno chiudendo, quelle che rischieranno di non riaprire in futuro e quelle che possono essere messe in sicurezza per garantire invece un'attività che deve essere garantita ai cittadini, agli imprenditori e a quelli che vi lavorano. Quindi la solidarietà massima di Fratelli d'Italia, del nostro gruppo, a questo sport, sapendo che questo indirizzo è condiviso dalla maggior parte delle forze politiche in questo Parlamento, però sarebbe utile sottolinearlo con atti concreti che invece purtroppo sono assenti.